Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, autore insieme a Antonio Nicaso del libro Padrini e Padroni, edito da Mondadori. È la prima volta che il dottor Gratteri presenta il suo libro. Lo ringraziamo perché ha una tesi molto forte. Lei scrive: per le cosche corrompere un amministratore è facile come affondare il coltello in un pezzo di burro. Perché? Perché intanto la tecnica delle mafie nei confronti della pubblica amministrazione è cambiata. Mentre prima si minacciava, si sparava, qualcuno veniva ucciso se resisteva. Oggi, con i soldi della cocaina, oggi il problema dell'elite e dell'andrangheta è quella di giustificare la ricchezza, non dei ricchi, sono già ricchi. Quindi con quei soldi riescono a corrompere chiunque, e anche perché nel contempo si è abbassata di molto l'etica, la morale. Soprattutto negli ultimi 20-25 anni. Cioè loro sono più potenti e l'amministratore è più debole. È più debole, perché c'è minore vergogna, c'è minore rossore. Lei dice: c'è un'evoluzione dell'andrangheta. Si passa dalla cosiddetta santa fino al coso, di cui si sa ancora pochissimo. Cos'è? Ma in sostanza la santa consente la doppia affiliazione. Cioè un andranghetista può essere al contempo anche massone deviato, cioè può far parte, può avere un doppio giuramento, e quindi è più potente, cioè quindi vuol dire entrare nella stanza dei bottoni, vuol dire cogestire la cosa pubblica. Cioè sono diventati flessibili, sì, per avere più contatti con medici, ingegneri, avvocati, professionisti, qua della pubblica amministrazione. Anzi, alcuni collaboratori di giustizia ci hanno detto che all'orecchio del Gran Maestro ci possono essere fino a 3 incappucciati, ed alcuni dei quali sono stati magistrati, ma su questo non abbiamo riscontri. Cioè che vuol dire? Si può... Che secondo alcuni collaboratori di giustizia degli incappucciati erano anche magistrati che hanno partecipato alla loggia dei viaggi. Allora, se le faccio sentire una telefonata tra il boss Jimmy Giovinazzi al telefono con il senatore Antonio Stefano Caridi. Giovinazzi gli chiede di essere presente a alcuni appuntamenti per fargli conoscere amici che vogliono votarlo, così poi passiamo a parlare del rapporto con la politica. Antonio, buongiorno, ti disturbo? Non disturbo, come stai? Bene, tu? Ma al lavoro. Senti, io vorrei vedermi con te questi giorni perché dobbiamo stabilire un sacco di appuntamenti. A disposizione. Devo scendere perché dobbiamo stabilire con te dove abbiamo un po' di appuntamenti, perché ci sono un po' di amici che dicono che tutti che ti vogliono votare. Perciò vogliamo passare mezz'ora con lui. Se va benissimo, adesso mi organizzo. Quando vuoi. Perciò devi venire con la festa, se no non facciamo niente. Io mi posso fermare dalle 2 alle 8. Andando in giro, faccio campagna elettorale. Poi da tutti questi amici miei, questi parenti qua nelle campagne. Perciò diciamo, mo vivo con te questi 2 giorni, 3 giorni, quando sei libero. Prendi tutto così dove ci vogliono girare insieme. Lei descrive una sorta di evoluzione dell'andrangheta e dice: il primo passo è quando mettono le mani sugli stupefacenti, fondamentalmente. Sì. Ma sostanzialmente il salto di qualità sul piano economico l'andrangheta lo fa mandando uomini dell'andrangheta che vivono stabilmente in Colombia, Bolivia e Perù per comprare tonnellate di cocaina. La base, i soldi, sono stati i sequestri di persona negli anni 80. E, dice lei, il momento decisivo per portare alla luce l'andrangheta è la strage di Duisburg, che noi sempre ricordiamo, ma se ci può dire perché? La strage di Duisburg per l'andrangheta è stato un errore. Infatti la strage di Duisburg è avvenuta il 15 agosto, dove sono state uccise 6 persone, davanti al bar, al ristorante da Bruno, proprio in Germania, appunto a Duisburg. E dopo 15 giorni, i primi giorni di settembre, quando a Polsi c'è la festa della Madonna di Polsi, un santuario mariano dove i capi mafia vanno lì ad incontrarsi perché sono molto devoti a questa Madonna, e in quell'occasione l'elite dell'andrangheta ha imposto ai 2 blocchi di famiglia, Pelle Vottere da un lato e Nirta Strangio dall'altro, gli hanno imposto la pace, dicendo: queste cose non devono accadere all'estero, i panni sporchi lavateveli in casa, i problemi delle faide risolvetele a San Luca, ma non all'estero, perché noi all'estero dobbiamo fare affari, dobbiamo fare business. Cioè non rovinate con le vostre... La nostra immagine, la nostra credibilità. È durato poco, perché a dire il vero i tedeschi non si sono tanto spaventati, nel senso che quando è successa la strage di Duisburg quel giorno mi hanno chiamato il BKA, dice: dottore, venga, qui in Germania è successa questa cosa, non sappiamo da dove iniziare. Infatti poi il processo è stato celebrato, i morti in Germania, il processo l'abbiamo celebrato a Locri.
Perché loro erano in grande difficoltà sia dal punto di vista normativo ma anche investigativo. E questa è l'ennesima riprova che l'elite della polizia giudiziaria non è seconda a nessuno nel mondo. Senta, la struttura delle cosche, lei si occupa anche di questo nel libro, lei segnala che è presente dappertutto, dalla Val d'Aosta fino al sud più estremo. Sì, certamente, ma l'Ndrangheta è presente in Val d'Aosta da 40 anni, come in Piemonte, come in Lombardia, e da almeno 25, anche se a macchie di leopardo, ad esempio in Emilia-Romagna, in particolare questo in Provincia di Emilia. E impone una organizzazione capillare, ma è vero che le famiglie decidono anche le professioni o i ruoli che devono svolgere i singoli appartenenti? Tu sei politico, tu fai l'imprenditore? Nella sostanza la struttura dell'Ndrangheta è formata da un locale. In un locale due o tre famiglie patriarcali formano un'organizzazione. Gli ndranghetisti sono abbastanza prolifici. Hanno 4-5 figli, tendenzialmente, mediamente. Se maschi, uno di questi non deve commettere crimini, deve rimanere incensurato. Però mediamente per essere disponibile a carichi pubblici, a carichi come era nel padrino, nel presentato film. Michael. Poi gli altri affiliati vanno anche all'università, si laureano pure, sono molti medici, ingegneri, avvocati che sono figli di ndranghetisti incensurati, ma alcuni di questi da incensurati gestiscono poi la cosa pubblica in modo mafioso. Cioè noi abbiamo tu sei medico in un reparto di ospedale, arriva un amico, non c'è posto, il medico dice ha chiamato compare Peppe, compare Ciccio, tu sei una brava persona, a disposizione, e mette a disposizione il reparto, non perché è un fruitore, perché ha pagato le tasse, un cittadino, ma perché è un amico. Senta, noi immaginiamo invece, sulla base dei film, una 'ndrangheta composta da pastori, adesso invece abbiamo un potere economico-finanziario e va a trattare con banchieri in mezzo mondo. Come è stato possibile uno sviluppo del genere? Allora, questo è stato un errore che abbiamo fatto tutti, cioè che ha fatto la magistratura, le forze dell'ordine, la politica. È stato possibile perché sin dall'Ottocento, l'aristocrazia, i latifondisti e l'alta borghesia hanno utilizzato la picciotteria, ancora non si chiamava 'ndrangheta, noi sentiamo la prima volta il termine 'ndrangheta nel 1929, prima di quella data si chiamava picciotteria, oppure i mafiosi di ritorno la mano nera di New York, tornavano in Italia, tornavano in Calabria, in particolare nella zona tra Palmi e Reggio Calabria. È accaduto che già nel 1989, quando ci sono state le elezioni amministrative a Reggio Calabria, c'erano due blocchi, da un lato i Borboni e la Chiesa, dall'alto l'alta borghesia, l'alta aristocrazia, i latifondisti. I latifondisti e l'alta borghesia hanno utilizzato la picciotteria per fare attentati, per fare vessazioni all'altro blocco, cioè ai Borboni e alla Chiesa. In questo modo hanno vinto, però sono stati talmente tanti i brogli e sono stati talmente evidenti che il prefetto è stato costretto a sciogliere il Consiglio Comunale. Quindi è stato il primo Consiglio Comunale sciolto per mafia, quando ancora non c'era il reato di associazione delinquente stato mafioso, quando ancora non c'era legge sullo scioglimento dei comuni. Però era impossibile poter convalidare quelle elezioni, talmente erano state i soprusi e le vessazioni. C'è stato c'è un tratto della 'ndrangheta che ha sempre colpito tutti, la capacità di arrivare dovunque ci siano soldi in arrivo, soldi pubblici. Sì. Abbiamo sempre pensato ai grandi lavori, ma lei nel libro mette in luce come con i terremoti esca fuori la 'ndrangheta, certo. E essendo di pochi giorni in un terremoto terribile come quello che abbiamo visto, la preoccupazione viene. Sì. Allora, nel 1908 c'è stato un terremoto a Reggio Calabria, tra Reggio Calabria e Messina, sono morte 100.000 persone. Il governo dell'epoca ha fatto una legge apposta e ha mandato 180 miliardi di lire. In quell'occasione l'aristocrazia, la classe dirigente ha preteso dal governo centrale la gestione di quei 180 miliardi. In cambio
il governo Giolitti aveva dato disposizione di tenere buono il popolo, di tenere buona la popolazione. Quella è stata la prima legge e il primo atto di un governo centrale per soggiogare il Sud, per tenere buono il Sud, e da quel momento ci sono state sempre leggi che hanno riguardato il Sud, che sono servite solo e esclusivamente a creare dipendenza dallo Stato centrale. E questo nel terremoto che abbiamo vissuto, in che maniera può essere un'occasione per le grandi? Poi, a distanza di 100 anni, si ricordi quella notte quando c'è stato il terremoto all'Aquila, mentre la gente dormiva, i due ridevano al telefono e si sfregavano le mani, dice ora facciamo affare business. Poi abbiamo la 'Ndrangheta che è arrivata in Emilia, nel terremoto dell'Emilia. La 'Ndrangheta è presente in tutti gli affari business, oltre che ai terremoti, ma se noi andiamo a vedere le grandi opere, la TAB, l'alta velocità, non ne parliamo della Salerno-Reggio Calabria, tutte le grandi opere c'è la 'Ndrangheta, ma non è, non è solo un fatto di guadagno, ma è anche di esternazione del potere. Io c'ero. Bisogna dimostrare che c'è. Senta, mi racconta qual è il ruolo della massoneria in tutto questo, perché noi siamo abituati a avere a che fare con figure eterne di questa, che vengono dall'epoca della P2 o anche prima, e che tornano continuamente. Qual è il ruolo della massoneria nel malaffare? Guardi, la 'Ndrangheta fa riferimento alla massoneria già con la Santa, perché con la Santa noi abbiamo... mentre prima nella società minore Picciotto sgarrista e Camorrista e sgarrista, i santi di riferimento erano San Michele Arcangelo, Santa Nunzia, Santa Liberata. Con la Santa, dalla Santa in poi, Santa, Vangelo, Quartino, Tre Quartino, sono solo personaggi eccelsi del Risorgimento, cioè Massoni, Mazzini, Garibaldi, Cavour. Quindi già in quell'epoca c'era un riferimento alla massoneria. Oggi noi, per tranquillità, nessuno ci può dire nulla, parliamo di massone deviata, cioè a dire logge massoniche non iscritte, non ufficiali, che esistono, hanno un potere reale e lì è un grande centro di interesse e di interscambi dove ci sono ovviamente molti 'ndranghetisti. Calcoli che in Calabria di recente sono state sciolte già 3 logge massoniche. Senta, qual è il teorema della reciproca utilità e poi la lascio libera? Il recibo dell'utilità, la 'Ndrangheta vota e fa votare. 20 anni fa, 25 anni fa erano gli 'ndranghetisti che andavano a casa dei mafiosi, oggi sono i capi mafia che vanno, oggi sono i politici che vanno a casa dei capi mafia per chiedere pacchetti di voti in cambio di appalti. Cioè non è più quanto la politica è utile alla 'Ndrangheta, ma quanto perché la 'Ndrangheta si è dimostrata più efficiente, dà maggiori risposte alla collettività, quindi è il politico che è debole. Nelle ultime 48 ore si fanno cose da pazzi, perché il politico in genere viene preso dal panico di non farcela e va a fare i patti col diavolo e va a casa del capomafia. E il capomafia sa che negli ultimi giorni andrà il politico. Certamente. Perché conosce anche la mentalità. E non sta mai l'opposizione, la 'Ndrangheta vince sempre. Vince sempre anche perché sceglie il cavallo vincente. E il cavallo vincente ha bisogno di lei. Certamente. Come si interrompe questo meccanismo? Si interrompe con una rivoluzione giudiziaria e con una rivoluzione, prima parliamo di culturale, però prima ci vuole l'istruzione, poi la cultura, perché purtroppo ai noi la scuola è sempre meno, risponde alle esigenze del mercato. Se noi paragoniamo le nostre scuole con quelle del resto d'Europa siamo messi molto male. Nicola Gratteri. Padrini e padroni, grazie per essere stati con noi. Buon lavoro.